anno nuovo, materiali nuovi su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Primo video girato nel nuovo anno. Buon anno a tutti, spero che quest'anno stia andando già alla grande e faccia vedere i primi frutti. Per Arte per te è cominciato alla grande, perché è cominciato con una bella scoperta. Dei colori nuovi, e sono dei colori acrilici. Ciò vi deve far capire che se Ombretta comincia a guardarsi attorno sui colori acrilici, vuol dire che vuole iniziare un nuovo corso, magari di pittura a colori acrilici. Bene, ne ho provati tanti in questi mesi, nella mia vita ne ho provati veramente molti. Ora me ne sono arrivati da poco un nuovo tipo, e sono i Master Acrylic Glossy della Ferrario. E allora ho voluto subito testarli per voi, per rendermi conto delle loro performance. Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come si comportano questi simpatici tubetti. Ed eccoci pronti per provare insieme gli Acrylic Master Glossy della Ferrario. Io non ho letto nessuna scheda informativa a proposito di questo prodotto, perché voglio farmi un'idea personale del loro utilizzo. Ciò che si evince dalla confezione è che appunto siano dei colori acrilici fini, come scritto sulla confezione, glossy, quindi reputo che il finish ultimo sia lucido. Vedremo insieme. In disponibilità, perché me li ha mandati l'azienda, io ho questa gamma di prodotti, quindi il 121 bluciano primario, il magenta 120, il 119 giallo chiaro primario, il 116 verde chiaro cinabro, poi il 106 taradisiana naturale, il 108 rosso cadmio scuro, il 101 il bianco di titanio, uno dei miei colori preferiti come toni. Io di acrilico uso soltanto il bianco di titanio e sono curiosissima di testarne la coprenza, è il 105 ocra gialla naturale. Gli strumenti con cui li testerò saranno spatolina, quindi per pittura materica, pennello con coprenza piena e naturalmente diluizione del colore. Vediamo un po' come si comportano. Il bianco ovviamente lo testeremo per ultimo, perché non potrò farlo su tela bianca. Ho già preparato un scampolo di tela con una base nera e quindi vedremo un pochettino come funzionerà. Anzi, cominciamo dal bianco. Ne metto un pochino, è molto cremoso e fluido, quindi non è troppo pastoso. Prendiamone una punta e cominciamo a lavorarla. È morbido, è facilmente stendibile, è molto molto modellabile. Vi avvicino. Visto, con la spatola si riesce a dare molto facilmente la texture desiderata, quindi si può spalmare molto bene, ma si può anche, vedete, lavorare in maniera materica. E dare la texture che più si preferisce. Adesso proviamo la pittura stirata senza acqua, quindi a colore puro, che metterò qua. E anche qui, se mi si scioglie la base sotto, non è colpa del colore di cui sto testando le potenzialità, ma è colpa in caso del colore sotto che cede. Ma in questo caso si stanno comportando bene entrambi, perché come vedete ad una sola passata il bianco titanio Ferrario è molto molto coprente, lascia un film sottile proprio per la sua morbidezza, e quindi è molto semplice da tirare. Vediamo un po', adesso prendiamo anche un pochino d'acqua e diluiamolo. Vediamo un po' come si comporta da diluito, se perde in brillantezza o se invece si comporta sempre bene. Ma anche diluito devo dire che ha il suo perché. Vedete, non perde in tono più di tanto. Naturalmente assottiglia il film, però coprente è coprente. E ovviamente più poi lo bagniamo, più questo può essere diluito.
e adesso lasciamolo asciugare, così vi dico anche, sono meno un quarto, vi dico anche la sua asciugatura in quanto più o meno avviene. Ovviamente sappiamo tutti che un colore per stabilizzarsi ha bisogno di un pochino, di almeno 24 ore, ma l'asciugatura primaria, quella sulla superficie, può avvenire anche in tempi molto molto ridotti. Vediamo un po' lui quanto ci sta. Cominciamo adesso con l'ocra gialla, che mettiamo qua. Io man mano che li provo poi ve li metto in evidenza. Anche l'ocra gialla ha una consistenza molto molto cremosa e anche lei, come vedete, vi avvicino, è facilmente lavorabile, guardate. Può assumere texture sottilissime o appunto, come prima, dei grossi spessori. Questo dipende da come la lavorate. Per quanto concerne la stesura pura, anche questo ha un bel colore brillante, abbastanza coprente. Non fa lasciare tanto la striatura del pennello, quindi come vedete sto usando un pennello a lingua di gatto in martora sintetica, quindi un pennello flessibile, molto elastico, che potrebbe lasciare traccia di sé, e come vedete invece la stesura è molto molto omogenea. E adesso lo diluisco con dell'acqua e vi faccio, ecco vedete, una passata molto diluita per farvi capire il grado di diluizione. Ovviamente più acqua metterete, più lui si diluirà. Questo è l'ocra 105. Proviamo adesso il 106, che è in gamma, è il terra di Siena naturale. Anche qui il colore è morbido, cioè diciamo che il colore non cambia di consistenza a seconda del pigmento che lo compone, ma la consistenza rimane sempre molto cremosa e molto facilmente lavorabile. Andiamo con pennello ben asciutto. La copertura di questo diminuisce, ma è stratificabile, ovviamente è stratificabile. Un bel tono di terra di Siena che ora bagno con dell'acqua e vi faccio vedere diluito. Stupendo anche da diluito. Magari non a tutti interessa la materia acrilica diluita, ma moltissimi, moltissimi invece la usano per le velature, quindi interessa molto vedere fino a che grado può assumere la diluizione. E questo per esempio per un'antichizzazione è perfetto come tono, molto molto bello. Qui la striatura di pennello è più evidente, il colore è più scuro, quindi la materia lì dove staziona maggiormente prende ad avere una corposità maggiore, e sebbene abbia una texture molto sottile, il colore ha una profondità, un corpo, una vibrazione propria dettata dagli strati differenti che lascia il pennello, e questo per molti tipi di pittura, per una pittura non troppo piatta per esempio, è una cosa ottima. Allora, rosso cadmio scuro. Il tubetto tra l'altro è come un tubetto ad olio, quindi è in metallo con il tappo in plastica, e devo dire che per gli acrilici questa è una soluzione che mi piace molto, perché andando a schiacciare la coda del tubetto il colore rimasto in confezione rimane sempre sempre fresco, cosa differente nei barattoli di vetro per esempio, dove se non si ha l'accortezza di conservare magari con una pellicola trasparente sopra, il colore può andare incontro all'essiccazione prematura in vasetto. Adagiamolo, bellissimo, guardate che tono squillante che ha questo rosso. Stupendo, stupendo, anche questo stratificabilissimo, può assumere diverse conformazioni materiche. Bellissimo, coprente, un rosso stupendo, guardate che punta di rosso al primo passaggio. Bellissimo, mi piace moltissimo, coprentissimo, davvero davvero stupendo. E adesso lo bagno un po' in tavolozza e diluisco e vediamo un po' cosa viene fuori. Bello, 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 bello. Cioè, a me quello che interessa vedere in diluizione è che il tono non perda la pienezza. Pur se diluito, lui deve rimanere vivido, e così è.
Quindi dal vivo, non so se voi riuscite a vederlo, vedete uno strato materico diverso, però il tono rimane non sacrificato, non povero, e quindi è molto molto bello. E anche questo diluibile all'inverosimile, quindi per le velature potrebbe essere perfetto. Stiamo parlando del 108 rosso cadmio scuro. Passiamo ora al 116, un bel verde chiaro cinabro, è una bellissima tonalità di verde, vi faccio vedere. Prendiamolo prima a spatola. Molto molto bello, anche questo molto molto lavorabile, lascia una bella pellicola materica. Intanto, per la cronaca, sono passati neanche 10 minuti e i bianchi sono totalmente asciutti, mentre ancora il materico un pochino ovviamente dovrà stare. I bianchi tirati invece sono totalmente asciutti. Che bel tono squillante, fresco, stupendo. Non è coprentissimo, ma è molto molto bello come tono. No, è coprente, nel senso non lascia la tela. Poi, per esempio, la morbidezza, una cosa che vi voglio fare notare, la morbidezza di questi colori fa sì che anche su tele a grana grossa come quella che sto usando non si creino quei fastidiosissimi puntini bianchi nella trama, tra appunto la trama della tela. Questo proprio per la sua flessibilità come colore, per la sua morbidezza, entra subito in tutti i pori della tela, quindi non vi lascerà quel sospeso che dovrete tornare a colmare successivamente. Proviamolo anche diluito, e anche qui, come vedete, la diluizione non gli fa perdere minimamente la bellezza di tono. E l'ho diluito veramente tanto, eh? Bellissimo, guardate il pennello totalmente grondante, bello bello. Facile, facile e bello. Questo era il 116 verde cinabro chiaro. Il 119, proviamo un bel giallo primario. Perfetto, anche lui, perfetto. Hanno una stesura meravigliosa. Sì, veramente belli. E poi possono essere spostati, quindi potete avere anche dei ripensamenti, perché la materia può essere riadattata, vedete? Che bel movimento, molto molto bello anche questo colore, questo tono, bellissimo. Che un colore giallo così chiaro si comporti così bene è sinonimo di grande qualità del colore. Guardate che bello, in camera sembra più scuro e più arancionato, in realtà è un giallo primario per eccellenza, eh? Quindi adesso lo vado a diluire. Puccio il pennello in acqua e lo metto proprio qua, bellissimo, guardate che tono vivido seppur diluito, stupendi, 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 mi piacciono molto. Il rosso magenta è proprio un bellissimo magenta, un bellissimo, bellissimo e fedelissimo magenta. Proviamo a pennello asciutto. Bello, copre tutto, è ben coprente, si stende che è una meraviglia, bello uniforme. Adesso lo bagno e anche qui il tono viene mantenuto, sebbene in maniera più diluita. Benissimo, ultimo colore tra quelli che ho in gamma, il blu ciano primario. Proviamolo a spatola come tutti gli altri, molto bene. Soddisfatta anche di lui, adesso lo provo a pennello asciutto. Cioè, quando mi sentite così entusiasta è perché la sensazione che mi dà la stesura è una bella sensazione, no? Di stesura facile, leggera, che quasi fa scivolare il pennello, seppur questa tela che sto usando fa veramente veramente pena, è una tela molto grezza, è una tela veramente scarsa. Naturalmente per i saggi non utilizzo extra fini. Bagno il tutto. E anche qui guardate che bel tono squillante ha da diluito. Diluisco maggiormente, bellissimo, bellissimo. Anche diluito è stupendo. Adesso, se permettete, voglio provare un attimo le miscellane. E allora prendo il rosso primario e lo mescolo con un pochino di blu ciano per vedere il violetto che esce. Ed è un violetto stupendo.
stupendo, ve lo faccio vedere. È un po' diluito perché avevo il pennello bagnato, ma è bellissimo, molto fedele, un violetto. Ora prendo un po' di giallo e un po' di magenta e li mescolo. Bellissimo, vedete che sono belli questi colori, proprio è un attimo, basta mescolare una punta e una punta e vengono fuori i toni giusti. I colori scarsi questo non lo fanno, dovete stare lì a smanettare un pochino. Adesso un po' di blu primario e un po' di giallo ed ecco qua il nostro bel verde. Stupendi, e da qui poi si apre la gamma infinita delle coloriture e dei toni personali che possono nascere dalla miscellanea di tutti i tipi di toni. Quello che ci interessava vedere sin qui l'abbiamo visto, ma le recensioni di ombretta sono sempre perfide e cattive e testano i colori fino in fondo. Adesso i stessi colori voglio provarli un attimino, se permettete, anche sul nero, perché sì, io voglio che un colore scuro, voglio che un qualsiasi colore mi performi anche sul nero. E allora cominciamo ocra e direi che ci siamo. Prende il colore, prende terra di Siena, bellissimo, prende anche, certo i toni si abbassano ma attecchiscono sul nero, il rosso cadmio e c'è anche lui, il verde cinabro scrive anche lui, ora ve li avvicino, da qui non vedete niente, il giallo, il magenta e il blu. Fatte tutte le prove, devo dire che tutti i colori risultano bellissimi anche su fondo nero. Forse quello che perde di più è il terra di Siena, ma vi posso assicurare che in videocamera non lo vedete com'è nella realtà. Anche il blu sembra spento, ecco, vedete, ecco, così si vedono perfettamente, vedete, non sono affatto spenti, risultano molto 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 potenti come colori anche su fondo scuro. E questa è la resa, sicuramente quello che posso dirvi, per esempio qui nel bianco, vediamo se riesco, non hanno perso la lucentezza, quindi sono glossy? Sì, sono glossy, sono tutti glossy. E allora vediamo, l'ocra sì, il terra di Siena sì, il rosso sì, il verde cinabro sì, il giallo primario sì, il magenta pure, il blu di Prussia anche e il bianco anche. Perdono di lucentezza, ma poco, perdono di lucentezza un po' se molto diluiti, cominciano a diventare un po' più opachi, ma è normale. Ma perdere di lucidità non significa perdere in brillantezza, per cui sono invece meravigliosi. Ma comunque anche la parte molto diluita ha questa patina sempre lucida. Ovviamente man mano che scaricate il colore, la caramellatura del suo finish lucido è ovvio, è giusto anche che venga via. Il bianco è bello coprente. Unica nota che mi va di farvi è: non comprate il tubetto fidandovi delle fascette illustrative del colore, perché per qualche colore tipo l'ocra, il verde cinabro e basta, tra quelli che ho io e basta, l'etichetta è leggermente sfalsata rispetto poi al colore reale del verde o dell'ocra. Quindi magari se il negoziante ha un catalogo colori, fate la vostra scelta su catalogo colori piuttosto che direttamente dal tubetto. Per quanto riguarda invece gli altri di cui vi ho parlato, sono fedeli anche per fascia illustrativa del colore. Bene, una bella esperienza, iniziamo l'anno nuovo conoscendo materiali nuovi che ci soddisfano. Bellissima anche la resa delle miscellanee, dei secondari, veramente facile, si fa in 2 minuti, bella la resa materica, bella la resa leccata e bella la resa diluita. Se ve li consiglio, sì, da quest'anno comincerò anche a dare un voto ai prodotti che recensisco, perché il voto da 1 a 10 dà un'idea maggiore della mia soddisfazione. Finora non l'ho mai fatto, però vedo che me lo richiedete, quindi lo farò. 9 come voto, 8,5/9 come voto. Se voi provate il nero fatemi sapere com'è. Colori consigliati quindi da Arte
arte per te? Sì. Il prezzo, se lo trovo, ve lo metto nel box info perché io adesso non lo so. E torniamo di là che ho ancora qualcosina da dirvi. Soddisfattissima del modo di reazione di questi colori acrilici, colori acrilici con un packaging molto molto professionale e soprattutto molto molto utile, perché appunto, come vi dicevo, schiacciando manterrete sempre sempre fresco il vostro colore. Mi piace moltissimo la tenuta dei colori e mi piace moltissimo la tenuta dei colori nel tempo, perché io la parte pratica l'ho girata un bel po' di tempo fa. E poi ho conservato la cartella colore, diciamo così, Enzo ci ha anche aggiunto del suo, devo dire, con mia grande soddisfazione, e devo dire che i colori si mantengono splendidi. E guardate la lucentezza, specialmente nella parte materica, guardate che sono belli, lucenti, vivaci, squillanti, sfacciati, come devono essere i colori acrilici. Master Ferrario Glossy mi ha molto molto soddisfatta. Adesso non andate via, perché io vi saluto, ma vi lascio subito al sorteggio del mega giveaway di Arte per Te, il giveaway di Natale, dove ci saranno 3 fortunati vincitori. Sono contentissima per i vincitori, vi mando un grande bacio, fatemi sapere il vostro indirizzo. E adesso a voi tutti dico: se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollice in su. Se vi piacciono le recensioni, mi raccomando, scrivetemelo se volete che io recensisca qualche prodotto che amate in particolar modo o che siete curiosi di provare, magari lo provo io per voi e vi dico esattamente come reagisce sotto la pressione di ombretta, perché come vedete io i prodotti li testo davanti a voi in maniera molto tosta. E allora, e anzi anche un grazie alle aziende che si prestano ad essere tra virgolette giudicate senza pietà da me. Vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa e su Ombretta, i miei altri canali, di cui trovate il link nel box informazione proprio qua sotto, e se ricordo ve li metto anche da qualche parte, magari nelle schede. E noi ci vediamo presto. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, alla prossima! Ed eccoci giunti al sorteggio del super premio di Arte per Te. 3 di voi stanno per diventare i fortunati vincitori. Vediamo chi sono. Ho già tolto tutti i commenti fuori tempo massimo, tutti i miei commenti. E ci sono 459 commenti che io ordinerò poi dal più recente al più distante. Comincerò a contare dal più recente al più distante. Quindi 459, riguardiamoci questo numero e andiamo su random.org. Eccoci qua, facciamo uno di 459 e dobbiamo farlo per 3 volte. Allora, vediamo chi sarà? Cominciamo. Il primo è il 447. Un attimo che me li segno perché poi li controllo tutti assieme. Allora, 447. Poi il secondo vincitore è il numero 298, proprio me li vuole fare contare tutti. Il terzo vincitore è il numero 80. Adesso vado a contare chi sono i vincitori, dopodiché ve lo dico alla fine, ok? A dopo! Dopo lungo contare, i vincitori sono il numero 80, Irene Pinna Fabiani, il numero 298, Arte e Cucina, credo sia Cristiana, il numero 447, Chiara Biagana. Allora ragazze, io vi contatterò nel frattempo, se mi sentite fateli sentire voi. E complimenti, che fortuna, l'anno inizia alla grande! 447, andiamo per ordine, la busta numero 1. Al 298 la busta numero 2, all'80 la busta numero 3. E con questo vi saluto, dico a tutti buon anno, non disperate perché i giveaway torneranno presto su Arte per Te. Un bacio a tutti, grazie per aver partecipato, buon anno, ci vediamo al prossimo video, ciao!